Ciao a tutti, questo è un video richiesta. Una ragazza mi ha chiesto se potevo dirle gli ingredienti di Easy Yo, che è lo yogurt di QVC. Tra parentesi, vi lascio i link dei vari video che ho fatto su QVC, ve li metto qui. Anzi, ne approfitto per scusarmi con questa ragazza dell'attesa per aver caricato il video un po' in ritardo. E iniziamo dicendo che questa è la scatola dello yogurt bianco, quindi naturale. Qui abbiamo le istruzioni in tutte le lingue e qui troviamo gli ingredienti. Allora, faccio un po' di zoom e vediamo se si vede. Qualcosina si vede. Allora, io ve lo leggo. Latte vaccino intero e scremato pastorizzato in polvere proveniente da allevamento al pascolo, 98%. Tra parentesi c'è scritto: contiene un emulsionante naturale, cioè la lecitina di soia, fermenti lattici vivi, bulgaricus, thermophilus e acidophilus. Poi niente, qui ci sono gli stessi ingredienti scritti in spagnolo, in francese, in inglese e in un'altra lingua che Deu, che non so cos'è. Ah, tedesco, non mi veniva la parola. Quindi questi sono gli ingredienti del bianco. Dentro Easy Yo c'è soltanto questo. Quindi ricapitolando: latte vaccino 98%, lecitina di soia, fermenti lattici vivi, bulgaricus, thermophilus e acidophilus. Poi, se interessano le calorie, allora vi dico che per 100 grammi, qua dice le calorie sia per 200 sia per 100 grammi. Allora, per 100 grammi sono 65 kcal, quindi per 200 130, quindi veramente poche, 100 grammi 65 calorie, veramente pochissimo. E, poi vediamo se c'è qualcos'altro. No, altre cose particolari non ce ne sono. Per curiosità, magari vi faccio vedere anche questo qui alla vaniglia. Vedete? Vaniglia. Allora, anche qui vi leggo gli ingredienti. Ecco qui. Allora, latte vaccino intero e scremato, pastorizzato in polvere proveniente da allevamenti al pascolo, 64%. Lecitina di soia, zucchero e aroma. Fermenti lattici vivi, bulgaricus, thermophilus e acidophilus. E poi come colorante naturale il beta carotene. Ah, e contiene anche il bifidobacterium, che sarebbe quello dell'Activia, che c'è anche nell'Activia. Quindi questo è quanto. Questi qui sono gli ingredienti, ecco così si vede. Sono gli ingredienti semplicissimi che sono contenuti in Easy Yo. Tra l'altro, coloranti sono quelli naturali, quindi o beta carotene, barbabietola da zucchero, cioè sono solo coloranti naturali. Non ci sono conservanti, non ci sono ormoni, non c'è nulla di nulla. Quindi semplicemente latte, fermenti lattici di vario tipo. Poi in questo caso per la vaniglia c'è l'aroma di vaniglia naturale e un po' di zucchero. Naturalmente, questo qui. Questo qui bianco sarà leggermente, anzi un bel po' più compatto rispetto ai gusti frutta, semplicemente perché quello bianco contiene il 98% di latte, mentre questo qui contiene il 68%, 64% quello che era, e quindi sarà leggermente più morbido. Per la verità, la vaniglia ha una consistenza molto viscosa, mi sembra che in un video ve l'avevo già fatta vedere. Ed è anche così anche il toffee. Il toffee non l'ho mai provato, però hanno fatto vedere su QVC che appunto la consistenza è quella. Ancora più compatti sono i greci, ovviamente, perché hanno ancora più latte, e gli ingredienti sono pressappoco quelli. Quindi diciamo di chimico non c'è assolutamente nulla. Spero che la risposta sia andata bene. Se hai qualcos'altro da chiedermi, scrivimi pure nell'info box. La stessa cosa per voi altri, se avete qualcosa da chiedermi, scrivete pure nell'info box. Alla prossima!